Ma chissà che cazzo gli racconta questa giudice, dopo da stare in campana, sa? Ha ragione. Vabbè, insomma, comunque una volta fuori si poteva lavorare un po' meglio. E riunioni le facevamo de giorno da Babington a Piazza di Spagna e a notte nei locali notturni di Via Veneto. Facevamo la dolce vita. Solo che c'era sempre da controllare che la roba era buona. E infatti avevamo brevettato un sistema DOC. Acchiappavamo un tossico dalla zona, al bar o per strada. Quello si iniettava la roba. Noi stavamo intorno e guardavamo che effetto gli faceva. Al 99% andava bene, se no moriva. E si moriva vuol dire che la roba non era buona. Ogni settimana entravano un sacco di sordi e noi si dividevamo tutti a stecca para. C'avevamo pure una cassa comune, avevamo fatto, di cui ognuno di noi poteva andare lì e prendere quello che gli serviva. Al massimo 4-5 milioni al mese, per non facerne troppa la cassa, di modo che rimanevano sempre quei 100 milioni per ogni emergenza. Poi Urbinati aperse un canale pesante con Pippo Calò, che a quel tempo si faceva chiamare Mario Aglialoro. Oh, Urbinati ci ha sempre avuto un difetto. Pensava solo ai cazzi sua. Non è vero niente, signor giudice. Ma non è vero? Signor giudice, questo se teneva per sé tutte le dritte e tutte le conoscenze. Riciclava e investiva l'utile del traffico e lo divideva solo i testaccini. Ma che cazzo stai a dire? Noi non abbiamo mai fatto solo a nessuno. In caso mai siamo stati noi le vittime delle solite qualcun altro. Sì, noi tre vittime, ma chi ci crede? Sì, noi tre vittime, sì. Ma signor giudice, ma avessi bene in faccia a sti tre? Ma che c'hanno la faccia delle vittime? La faccia come il culo c'avete. Ma che prima di nominarmi sciacque da bucca? Fammi troppo pensa a giocare. Sono tutte calugne, sti tre sono famatori di mestiere. Ma parla proprio lui, c'è segrete. Boh, basta, avete rotto il capo, state sempre a questionare, me se può lasciare un minuto da solo, che piate per mettere a questionare. Signor giudice, mi stia a sentire a me che questi ne fanno capire niente. Qui mo c'è un capitolo molto, ma molto importante, che a Cattone si è scordato di dire. È il capitolo di Neri. Guarda che non me lo so scordato, lo stava a dire. Vabbè, può essere. Comunque parlo io che mi ricordo meglio di te. Parla poco. Vede, signor giudice, i contatti di Neri ce l'avevo io. I fratelli Fioravanti, Qualibrandi e mo altri che non mi ricordo. Però se serve, mo ci penso e poi gli dico. Loro facevano le rapine per autofinanziarsi. E poi mi davano i soldi a me. E io gli investivo nel traffico. Gli davo un tanto al mese, che ne so, tipo un milione. Come una rendita. Insomma, signor giudice, gli facevo da banca, ecco, e... Che devo? Che cazzo ne so, non mi ricordo più niente. Meno male che avevi detto che te la ricordavi meglio di me. Comunque, signor giudice, devo da dire una cosa molto importante. A noi, dalla politica, non ce ne poteva fregare di meno. Noi pensavamo solo ai sordi, ai sistemi, a tutti i sistemi per fare i sordi. Sì, il diavolo era fascio. È vero, signor giudice, sul comodino c'avevo il ritratto dei Mussolini, c'avevo i dischi con discorsi del Duce, medaglie, gagliardetti, tutto. Ma a me, prima di tutto, mi interessavano i sordi. Insomma, tutta questa infatuazione che c'avevo per Duce non mi ha mai fatto scordare quali erano i veri interessi da banda. Poi un altro contatto stretto di questi ce l'avevo col professor Semerari. E il primo incontro fu a una villa in campagna, dai parti di Poggio Mirteto, mi pare. Un par di mesi dopo il sequestro del Duca... Buon compagni. Del Duca buon compagni, verso la fine del 70. Che te sei inceppato un'altra volta. Oh, che cazzo ne so che mi sta succedendo? Mi state a far scoppiare la testa o tutte queste chiacchiere? Vabbè, te preoccupa, parlo io. Parla te, va. L'incontro avvenne verso la fine del 1978. Pa a banda ci stavamo io, il diavolo e Sandrone. E il professore Semerari venne con un amico suo. Mo il nome non me lo ricordo. Però se ci penso prima o poi me lo ricordo. E sta buono, te. Il professore c'aveva pure 3-4 Doberman. Gli parlava in tedesco. Ehi, ci vai qua, qua. Lascia perde che il tedesco non sei buono a parlare. Vabbè. Dovevamo studiare come si poteva fare per collaborare noi e i neri di Ordine Nuovo. Sempre nel settore di sequestri di persona o nel traffico. Ma mentre al professore gli andava bene tutto, i più giovani non si volevano ammischiare col traffico. I sequestri gli andavano bene, il traffico no.
Solo che qui si parlavano di destabilizzare il paese, di far caos, di fare un gran casino, insomma. A noi non ci poteva andare bene. Eh no, perché più casino c'è, più madame ci stanno in giro e meno si può lavorare tranquilli. Ti sono spiegato, no, signor giudice? Comunque, pure se non ci abbiamo fatto niente di speciale con sto professore, a noi ci conveniva tenercelo amico, perché questo era un medico legale psichiatrico molto importante e ci poteva servire per farci fare qualche perizia farlocca. Solo che sto professor Semerari era un po' troppo spavardo. Avevamo saputo che giocava su due tavoli. Faceva le perizie farlocche a NCO di Raffaele Cutolo e pa nuova famiglia di Umberto Amaturo. Mo ce lo sapevano pure i serci che Amaturo e Cutolo si facevano la guerra. Rischiava brutto il professore. Ma professore, t'imbruttisce a far così. Infatti, il primo aprile del 1982 lo trovarono 30 anni a ritmo al centro d'Ottaviano. A capoccia 30 anni a bacinella sul sedile di dietro e il corpo 30 al portabagagli. Mo, signor giudice, un altro capitolo importante è quello del deposito dell'armi che avevamo fatto nei sotterranei della sede distaccata dal Ministero della Sanità all'Eure. E il motore di tutta la situazione è stato Sandrone. Come che a quel tempo c'aveva in mano un certo Vito Paolozzi che gli aveva dato il controllo di qualche bisca e sto Paolozzi era impiegato al Ministero. E siccome sto Paolozzi a sua volta c'aveva in mano, perché gli prestava i soldi a strozzo, un certo Nunzio Paradiso che era il guardiano del Ministero, è normale, signor giudice, che l'ho convinti tutte e due a farmene sconne le armi lì. Mi pare che c'è tutto. Se manca qualcosa vi stiamo a Paradiso. Ma che bello, quando Sandro, quando qua, se tu cosa lo vabbè, Paradiso, vatti a mettere là con la mela a testa, che gli accattoni fa mettere a segno. Ma vatti, noi siamo che si scemo. Dai, chi pia a me la vince, chi pia a te per. Ma vatti, no, vatti. Sto scherzando, ma te pare mi metti a farti a segno su di te, Paradiso? Ma Paradiso, fa una cosa, pia sta scatoletta, valla a metterla giù, che fa mettere a segno con questa, capito? Tu quello è un pazzo, a me. Dai, capito? Ma Paradiso, va tranquillo, capito? Va tranquillo. Vai, Paradì, vai! Ah, Paradì, ammazza come balli bene, mi pari Raffaella, cara! Accattù, ma quanto gli davamo a Paradiso? 6-7 piotte al mese? Sì, gli davamo un milione al mese. Troppo. E che ne so, ci sei messo d'accordo te? Io. E che io? Ma non mi pare importante se a Paradiso gli davamo 7 piotte o un milione. Che gli frega il signor giudice? L'essenziale è che lui beccava i soldi per farci nascondere l'armi là. E c'ha ragione. Insomma, signor giudice, è normale che a quel punto Roma ce l'avamo in mano noi. E infatti, durante il sequestro Moro, ma ricordo che Cordiavolo, Fortunato Marras e Operaietto siamo andati a incontrare un politico molto importante che, se non mi ricordo male, doveva essere l'onorevole Flaminio Piccoli. L'incontro fu sul Tevere, sotto Ponte Marconi. Il Diavolo e Fortunato parlavano con l'onorevole. Io e Operaietto stavamo per strada di fronte al ristorante A Dolce Vita a fare la guardia, a controllare la situazione, come erano ostili dalla banda. Il motivo di incontro era per vedere se noi potevamo fare qualche cosa per salvare l'onorevole Moro. In cambio ci avevano promesso dei favori sia sul piano dei processi che del lavoro criminale. Ma poi la cosa non andiede avanti.
E poi io ero contrario a salvare la vita dell'onorevole Moro. A quel tempo io ero a favore di qualsiasi azione contro lo Stato. Chi la faceva, la faceva. La pensavo così a quel tempo. E questo è il fatto. Comunque, signor giudice, Roma era nostra. Solo che la sera di sabato del 20 settembre del 1980 è successo un fattaccio.